Oggi parliamo delle escursioni termiche. Ora vi chiederete, ma cosa c'entrano queste con la pesca con la mosca? Ora vi spiego. Queste creano dei venti che scendono verso valle o salgono verso monte. Nelle giornate più fresche scendono verso valle, in quelle più calde salgono verso monte. Oggi è una giornata piuttosto calda e il vento sale da valle verso monte. Questa brezza mi aiuta a sostenere il mio lungo finale, che resterà alto sull'acqua per tutta la passata che il prossimo fermo immagine vi farà vedere. L'artificiale secco compirà un percorso impeccabile vicino al sottoriva. Se osservate attentamente vedrete la volata della trota che sale. Cari ragazzi, questa non è fantascienza, questi sono fatti concreti di vita vissuta. Sto usando una grafite di 8 piedi e mezzo per coda 4, una coda DT4, il mio solito finale da mosca secca con un tip di circa 2,50 m di 0,14 ad altissima tenuta. Il finale è il cuore del nostro sistema di pesca, quindi la sua rastremazione, la sua lunghezza, la sua armonia è importantissimo per ottenere dei risultati veramente, veramente a volte fantastici. Da un mio sondaggio molto serio è venuto fuori che circa il 95% dei pescatori a mosca non usano un finale appropriato. Solitamente ne mettono uno a caso e poi con quello cercano di fare praticamente tutto, ma nella pesca a mosca non funziona così. Io personalmente, dopo 65 anni di pesca a mosca a 360 gradi, ho creato un mio finale che praticamente e realmente può soddisfare tutte le esigenze che lungo un fiume possiamo incontrare. Questo mi permette con facilità di passare da una tecnica all'altra velocissimamente e senza praticamente nessun problema. Con lo stesso pesco a secca, allungo il tip. Sempre posso pescare a sommersa, accorciando il tip e inserendo una potenza, o addirittura tolgo il tip e pesco con lo streamer. O viceversa, accorcio il tip a metà e ci pesco con la ninfa. Quindi con un unico finale possiamo usarlo per qualsiasi tipo di pesca vogliamo effettuare al momento. La versatilità di questo ti permette di volgere la tua attenzione a problemi assai importanti, che possiamo riassumere in una perfetta, efficacissima strategia di pesca. Perché noi nonni della pesca a mosca italiana non facciamo finta di saperle le cose. Noi le sappiamo veramente perché la nostra esperienza lunga ci ha permesso di toccare con mano tante, tante, tante soluzioni sempre diverse. E il bello è che le abbiamo risolte sempre nel migliore dei modi. Perché nella nostra tecnica purtroppo c'è chi chiacchiera e c'è chi fa. E noi vecchi veramente, veramente chiacchieriamo molto, ma molto poco. Le macrostigme del torrente sperduto, costruita su Amo Group del 10.
Avete capito, sì o no, che la pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali, invece, sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.